momento sta preparando tutto quanto la nostra Barbara Vola che è con noi. Buongiorno Barbara, buongiorno. Benvenuta buongiorno a Reggio, dico la nostra, ma perché mi pare di conoscerla, perché ho letto un po' di cose che la riguardano Barbara e quindi abbiamo pensato di invitarla. Lei è tea sommelier e tea blogger. Sì. Ecco, quindi in pratica Barbara cosa fai nella vita? Allora, in pratica cerco di promuovere la cultura del tè nella provincia di Reggio Emilia e di Parma. Il tè nasce in Cina, dove è sempre stato bevuto. Sì. Inizialmente veniva bevuto come bevanda medicinale, ma non è sempre stato bevuto come lo beviamo noi adesso. Il tè nasce in polvere e veniva miscelato con un frustino all'interno di una ciotola e si facevano anche le gare per avere una bellissima schiuma. Sì. Questo tè, per chi ha l'abitudine di bere il tè, è il tè che viene bevuto tuttora in Giappone, ovvero il tè matcha. Però in Cina la cosa è evoluta e quindi dal tè miscelato in polvere si è passato poi al tè compresso e al tè in foglia. Ma il vero tè quindi? Il vero tè è quello di oggi, quello che possiamo considerarlo, sì, sì. No? Allora, per me il vero tè è il tè in foglie, come quello che potete vedere qua sul tavolo. Ma questa passione quando è nata? Ma è nata nel corso degli anni, nel senso che io già da bambina bevevo il tè con mia madre e le sue amiche. Che è un rito bere il tè, sì, vero? Sì. O dovrebbe essere un rito? È un rito e io la trovo anche una bevanda che dovrebbe aiutare la socializzazione. Oggi più che mai, visto che viviamo nel mondo del social e facciamo sempre di più fatica a relazionarci con le persone. Cioè invitare le amiche come si faceva un tempo per un bel tè. Esatto, mia mamma infatti era questo che faceva, perché invitava, dopo lavorava in fabbrica, al pomeriggio chiamava le sue amiche e ognuno si portava le cose da fare, quindi chi lavorava a maglia, chi a uncinetto, chi cucinava, ed erano queste tre amiche che a un certo punto interrompevano queste classiche cose di casa per bersi un tè. E chiaramente allora lo bevevo in bustina. Sì. Poi dopo invece, grazie a una signora di Reggio, ho conosciuto invece il tè in foglia. Poi sono stata in Inghilterra e lì sono entrata nel mondo dei tè inglesi. Cosa significa entrare nel mondo dei tè inglesi? E poi ti chiedo anche un'altra cosa, Barbara, sono passata al tu, ma consentimi. No, va benissimo. Siamo meno formali. Il tuo sogno è riuscire a trasformare questa passione in un vero e proprio lavoro. Sì. Sei riuscita? Non ancora. Infatti mi sto cercando di far conoscere con i mercatini e con gli eventi. Ma trasformare una passione in questo caso in un lavoro cosa significa? Cioè cosa potresti fare o cosa vorresti fare? Vorrei essere di più al servizio dei bar, nel senso che purtroppo nei bar non danno importanza al tè, dicono che il tè non va e la causa è loro. Nel senso, ci sono tante persone, perché io ho modo di interagire con le persone, sì, mi dicono: Barbara, io vorrei bere il tè, ma non lo chiedo in un bar perché non sono capace a farlo. E quindi basterebbe che, per aumentare la vendita del tè nei bar, basterebbe essere capace a farlo. Primo, un erroraccio che non bisognerebbe fare è usare la macchina, l'acqua della macchinetta del caffè. Cioè, nel senso, viene aperto il rubinetto. È vero, sì. Viene aperto il rubinetto e in questo rubinetto purtroppo non viene usata l'acqua che va direttamente per fare il caffè, ma viene usata l'acqua della caldaia. Quindi è acqua di ricircolo, quindi è acqua schifosa. Ecco, proprio detta senza troppi giri di parole. Esatto, esatto. Poi quindi dopo, non va bene, cioè non è il modo giusto per fare il tè. No, anche la temperatura, ci sono delle regole da rispettare, come nella cucina. Quindi, non so, per fare una besciamella, una crema inglese, temperatura da rispettare, per fare anche la carne, la stessa cosa vale nel tè. Quindi a seconda qual è la temperatura giusta? Cioè il metodo giusto, e poi lo vediamo, per fare un buon tè. Per fare un buon tè, allora, ci vuole in primis, come ho già accennato, l'acqua. Sì. L'acqua deve essere a basso residuo fisso, quindi non un'acqua calcarea, perché un'acqua calcarea rende il caffè, il tè schifoso. Scusate sempre la parola, ma così forse ci si capisce di più.
Poi dopo è importante la temperatura. Quindi per un tè delicato come un tè bianco, un tè verde, l'acqua non va fatta bollire, ma va sui 70-80 gradi. Non è detto che anche un tè nero o un tè rosso cinese bisogna utilizzare per forza i 100 gradi, dipende se è un tè pregiato oppure no. E quindi la temperatura oscilla dai 70 ai 100 gradi e consiglio a questo punto di chiedere alla persona che vi rivende il tè il consiglio. Inoltre il tè non va fatto sobbollire, anche se una volta no, una volta è nato così per una questione che faceva bene che fa bene tuttora. Il tè viene usato anche, viene consigliato da certi medici per certe patologie, che non è il mio compito. No, beh, ovvio. Ci mancherebbe. Però andiamo a vedere un po' che tipi di tè hai portato? Sì, allora io ho portato un tè verde coreano. E anche la Corea è un paese produttore di tè. Sì. E cambia rispetto a un tè verde giapponese o un tè verde cinese dal tipo di lavorazione del tè. Poi abbiamo un bellissimo tè bianco, che in questo caso è un Baihao in Zen. I tè bianchi si chiamano così perché c'è la peluria, ovvero vengono raccolte le prime foglie della pianta. Uh-huh. E poi ho portato un oolong. Un oolong... Che sarebbe? Un oolong è l'unico tè a cui non gli è stato dato un nome di un colore. Sì. Premessa, i cinesi hanno chiamato i tè dal colore dell'infuso. Quindi viene chiamato tè bianco, perché l'acqua è, tra virgolette, bianca, chiara. Trasparente. Poi c'è il tè giallo, il tè verde. Poi abbiamo gli oolong, che sono, come dicevo, l'unico che non hanno un colore, tant'è vero che i francesi li hanno chiamati blu-verde. Sì. Ma se no oolong significa drago nero. Poi abbiamo i tè rossi, e questi che ho nominato sono tutti tè ossidati. E poi abbiamo i tè neri, sì, che sono quelli fermentati, i puar, quelli che si sente tanto parlare, che fanno bene per la depurazione del sangue, dal colesterolo e dagli zuccheri. Ma il tè è fatto poi con limone e zucchero o tu intendi soltanto l'infuso? Allora, perché quanti di noi effettivamente poi il tè ci mette un po' di zucchero, un po' di limone? No? Il paese che tu vai, no, usante che ecco, trovi, sì. Non è sbagliato. Perché qua io non vedo né limone né zucchero. Esatto. In Cina, patria del tè, non si usa né zucchero né latte e né limone. Però a seconda, e questo anche in Giappone e anche in Corea, però se uno va in Russia, dove il tè è arrivato, sì, attraverso le carovane, loro hanno l'abitudine di mettersi una zolletta di zucchero in mezzo ai denti e di bere il tè. Addirittura girano anche un po' di marmellata all'interno del tè. In India, per esempio, hanno l'abitudine di berlo con il burro di yak. E poi abbiamo il famoso chai tea, dove ci mettono tutte le spezie, quindi coriandolo. Quale preferisci tu? Ma io nasco bevendo allo stile inglese, quindi mettendoci una goccia di latte. Per me è molto buono, tende a morbidire il gusto. Ma proviamo a fare qualcosa anche, sì, prima che, certo, finisca lo spazio, vai. Allora, questi sono... Quello che noi, come gli inglesi direbbero, ci vogliono due teiere per preparare il tè. Quindi questa è una teiera piccolina che usano in Cina, si chiama gaiwan, ovvero tazza con coperchio. Sì. E gli inglesi dicono di riscaldare la teiera. Perché lo dicono? Perché lo fanno anche in Cina. Riscaldano la gaiwan, l'acqua la travasano all'interno della seconda teiera, okay, che loro chiamano brocca. Poi dopo quest'acqua serve a scaldare le singole tazzine. Vedete come sono piccole queste tazzine rispetto probabilmente a quelle che abbiamo in casa, no? Che utilizziamo per bere un tè. Poi? Poi dopo, a questo punto, che abbiamo riscaldato
la teiera, dosiamo il tè. Io ho pensato di farvi provare un oolong a bassa ossidazione aromatizzato al gelsomino. Vi faccio notare. Perché hai pensato proprio a quello? Ma perché siccome so che le persone hanno difficoltà ancora a bere un tè in purezza, sì, questo essendo aromatizzato al gelsomino, so che accontenta i palati. Ok, perché non è che è semplicissimo, no? Chi è abituato a bere un tè normale, ecco, avvicinarsi invece al tè in purezza ha un sapore diverso. Esatto, no? Ecco, esatto, un sapore delicato. Va bene, poi... E avete notato che sono foglie arrotolate su se stessa, questa è una foglia che qua, una volta che viene infusa più volte, lei tenderà ad aprirsi, a trasformarsi proprio in una foglia. Allora, io adesso qua metto l'acqua. Ok. E qua verso le tazzine dall'acqua. E questo è proprio tutti gli strumenti proprio caratteristici, sì, no? Che ti servono. Poi viene di nuovo riversata. Ok. Peccato che la tisione non possa trasmettere i profumi e qui potete vedere già un po' che si apre. Quest'acqua viene di nuovo usata per riscaldare ancora le tazzine. Sì. E poi nel nostro portafortuna. A questo punto parte la vera infusione. Perché viene fatto questo risciacquo delle foglie? Non perché hanno bisogno di essere lavate, ma perché, se avete notato, erano palline di tè, foglie di tè. Sì. Queste foglie hanno bisogno d'aiuto per aprirsi, solo, sì, per questo. Questo procedimento viene usato solo per i tè oolong e per i puar, ovvero i veri tè neri fermentati. Va bene, c'è una telefonata da casa, pronto? Buongiorno Stefania, buongiorno. Chiamo da Novellara. Io chiedevo un'informazione. Sì, dica, l'ascolto. Sì, chiedevo un'informazione alla signora. Io sono, diciamo così, un'estimatrice del tè pancia e chiedevo qual è il miglior modo per poterlo fare e quali sono le proprietà. Hai capito? Sì. Sì, perché io avevo la musica, non sto riuscendo. Grazie signora, grazie, faccio subito rispondere da Barbara. Grazie a voi. Allora, sicuramente il tè bancio è un tè famoso perché viene consigliato in quanto ha un basso contenuto di teina. Uh-huh. E poi ha le stesse proprietà degli altri tè. Io tendo a consigliare altri tè, quelli dove ci sono le gemme, ovvero le prime foglie che sono state raccolte, uh-huh, perché quelle contengono sicuramente più antiossidanti rispetto a un tè bancia dove sono state raccolte le foglie più basse. Dovete immaginare un ramo dove c'è quindi in primavera la gemma, le prime due foglioline e a mano ci sono altre foglie. Sì. Quindi le foglie più basse sono quelle che contengono meno teina ma anche meno antiossidanti. Perfetto. Però la teina viene estratta ad alta temperatura, ovvero a 100 gradi e tenendo l'infusione sopra i 3 minuti. Quindi se noi usiamo un tè verde che è ricco di gemme e quindi tra virgolette ricco di teina, possiamo stare tranquilli perché noi un tè verde o un tè bianco non useremo mai un'alta temperatura, quindi non ci sarà un'estrazione di teina. Perfetto, allora abbiamo 2 minuti, Barbara, per terminare la nostra preparazione. Allora, io nel frattempo ho colato il tè e adesso lo verso nelle tazzine. Come si beve in tè in Cina, comunque in Oriente? Si beve mettendo il tè in bocca e il liquido lo si passa all'interno di tutta la bocca in modo da prepararla e poi bisogna inspirare l'aria, l'ossigeno. Bisogna proprio, uso il suono un po' forte per farlo capire, bisogna tenere la punta della lingua in alto, formare un cucchiaio con la lingua e fare questo, in modo che entrando l'ossigeno si vanno a riattivare le papille gustative e si riusciranno a sentire i sapori delicati del tè, cosa che normalmente non si riuscirebbe. Questa tazzina, Stefania, si dovrebbe bere in 3 sorsi. Ok, ma bollente adesso però.
però non tanto, no, perché ho fatto 80 gradi. Ah, okay. Non ho usato i 100. Va bene, non ti prometto di leggerla, scusate, sto leggendo l'orologio, di berla tutta in 3 sorsi, però assaggio. Benissimo, ok. No, assaggio, non te la bevo tutta in 3 sorsi perché potrei... Però ecco, sono curiosa, solitamente io bevo tè con il limone e lo zucchero, qui invece puro così, in purezza. Puro così, spero che ti piaccia. Assaggio, volete assaggiare? Buono, delicato, sì, no, è vero ragazzi, è vero, lo potrei anche bere in 3 sorsi adesso questa data, Barbara, complimenti, veramente. Grazie. Eccezionale e dà anche dei benefici, è chiaro che una preparazione così ha bisogno di tempo, ma è sì, quello, non si può essere veloci quando si prepara il tè, vero? Esatto, il bello del tè è questo, che lo si può considerare come anche una sorta di antistress, di meditazione, perché ci si ferma. In 3 sorsi, guarda. ci si ferma, ci si dedica del tempo noi stessi, viviamo in un ritmo frenetico che ci porta ansia, l'ansia ci porta respiro corto, contrazione nelle spalle, eccetera, eccetera. Mentre prendendosi questo tempo da soli o con gli amici, veramente è un ottimo antistress. Barbara, grazie, perché veramente è buonissimo. Grazie. Adesso non lo dico solo perché sei qui, tanto non stiamo facendo nessuna pubblicità, niente. No, niente. Quindi di fatto lo dico perché lo penso. Grazie Barbara, grazie, in bocca al lupo. Spero crepi davvero lupo, che tu possa fare di questa passione il tuo lavoro. Grazie. Grazie mille, grazie, Stefania. Buona grazie giornata. A tutti voi. Grazie. E adesso invece in chiusura ci ricolleghiamo.